All'indomani del Consiglio Comunale, una manifestazione qui a Parco San Felice per dire cosa? Per chiedere a questa amministrazione, di andare a casa, per chiedere, a questa amministrazione cos'altro bisogna aspettare, per dire che noi stiamo sempre dalla stessa parte, coerentemente dalla stessa parte, e per dire che, se chiediamo a questa amministrazione di andare a casa è perché questi 7 lunghi anni di amministrazione Landella hanno prodotto il degrado totale di questa città. All'indomani del Consiglio Comunale, insomma, non si è arrivata a una conclusione nemmeno per la nomina del Presidente del Consiglio. Come la vede questa cosa? Beh, credo che stando alla politica e stando ai numeri, l'amministrazione Landella non ha più una maggioranza. Landella è stato eletto con il libero consenso di tutti i consiglieri comunali che l'altro giorno, oltre all'opposizione che ha fatto il lavoro costruttivo, ma dell'opposizione, a quei numeri si sono aggiunti coloro i quali hanno sostenuto con il consenso dei loro, con il consenso dei loro elettori, dei loro voti, il sindaco Landella e l'hanno eletto. Quelle persone lì che gli hanno permesso di essere eletto attraverso i loro consensi, i loro voti, non lo sostengono più. Commissione d'accesso a Palazzo di Città, che aria si respira? Beh, è chiaro che è una notizia che ha scosso tutti, ovviamente noi auguriamo buon lavoro alla commissione d'accesso, collaboreremo lì dove ce ne sarà bisogno. È una notizia, guardate, non è una buona, non è una bella notizia. Una buona notizia è se questa amministrazione andasse a casa. Proprio ieri il sindaco Landella è stato ospite alla redazione dell'attacco, a cui ha più volte detto: "Io non scappo, non ho nulla da nascondere". Non si tratta di scappare, non si tratta di nascondere perché saranno gli enti preposti a stabilire se ci sono responsabilità o altro. Non è Landella o io che dobbiamo dire se ci sono altre responsabilità. Noi stiamo alla politica ed è sulla politica che Landella ha perso, non ha più i numeri. È il degrado della città, è sotto gli occhi di tutti. Governa da 7 lunghissimi anni e questo è il prodotto del suo malgoverno.